È passato molto tempo dall'ultima volta che sono andato sott'acqua, ma finalmente sono riuscito a ricavare un pomeriggio libero. Oggi voglio esplorare un posto diverso, sperando che al tramonto qualche bella preda possa avvicinarsi alla costa. Mi trovo nel sud della Sardegna e in questo posto il fondale scende dolcemente. Vicino alla costa, per circa 30 metri, il fondo è frastagliato e basso. Le rocce si intervallano a chiazze sparse di posidonia. Dopo i 30 metri le rocce finiscono e cominciano a distese enormi di posidonia con il fondale che degrada dolcemente. Solo qualche roccia isolata rompe la monotonia del fondale. Ho deciso di cominciare a pescare muovendomi lungo la costa, nell'acqua molto bassa e con il sole alle spalle. In questo modo sarà più difficile per il pesce mettermi a fuoco, perché sarà costretto a vedermi contro sole. Per questo tipo di strategia sono costretto ad essere più pesante del solito, perché per la maggior parte del tempo pescherò in un fondale di massimo 2 metri. Prima di entrare avevo visto il bagliore di cefali e salpe che brucavano sulla posidonia. E appena entro cerco di essere più silenzioso possibile per cercare di sorprendere questi pesci mentre mangiano. L'acqua è così bassa che per fare poco rumore sono costretto a caricare il fucile fuori dall'acqua. Sto pescando con un fucile monoelastico da 80 cm. È un fucile artigianale, molto potente e preciso, perfetto per questo tipo di pesca. Davanti a me si vede il bagliore di un banco di grosse salpe che stanno mangiando. Prendo fiato e mi immergo, cercando di avanzare senza insospettire i pesci. Le salpe hanno infatti delle sentinelle, pesci isolati che avvertono il banco quando un predatore si sta avvicinando troppo. È quindi fondamentale muoversi lentamente e fermarsi quando necessario. Tuttavia le salpe cominciano a muoversi proprio quando si avvicina un cefalo. Allora provo il tiro, però lo sbaglio. È normale, sono passati ben 2 mesi dalla mia ultima immersione e devo riprendere mano con il fucile. Però i pesci ci sono e ricarico subito il fucile per riprovare. Avanzando di un paio di metri vedo un altro banco di grosse salpe che mangiano sulla posidonia. Mi immergo di nuovo e provo ad avanzare. Ci vuole moltissimo fiato per fare l'agguato a questi pesci, soprattutto se il fondale è molto piatto, come in questo caso, e non ci sono rocce dietro le quali nascondersi. Avanzo molto lentamente e finalmente riesco a nascondermi dietro una collinetta di posidonia. Sfrutto il movimento delle piante spostate della corrente per nascondermi. Ma quando le supero, capisco che non potrò però andare oltre. Devo provare il tiro. Miro così il pesce più grande e provo a sparare. Sono riuscito a centrare la mia preda con un tiro a più di 4 metri di distanza. Il pesce infatti è stato appena trafitto e mi sbrigo a immobilizzarlo con le mani. Le salpe sono ottimi pesci da mangiare, a patto che vengano puliti subito. Infatti il loro stomaco è pieno di alghe di cui si cibano, che se lasciate troppo tempo nel pesce danno un sapore cattivo alle carni. Questa aveva mangiato della posidonia. Le salpe sono infatti dotate di piccoli denti affilati, che gli consentono di strappare le alghe e le piante di cui si cibano. Sulle foglie della pianta della posidonia c'è il segno inequivocabile del passaggio delle salpe. Di pomeriggio, quando il sole è basso, la visibilità non è mai ideale ed è molto difficile avvistare il pesce dalla superficie. Sempre avanzando molto lentamente, riesco a vedere due grossi saraghi che mangiano su una roccia. C'è un grosso sarago maggiore ed un sarago pizzuto. Sarà molto difficile avvicinarsi. Svuoto i polmoni e scendo verticalmente, sfruttando una piccolissima roccia dietro la quale mi appattisco come un gatto. Quando mi affaccio, scopro però che il più grande è già scappato ed il piccolo sta fuggendo. Provo un tiro disperato, che ovviamente sbaglio. In questi posti è fondamentale conoscere la morfologia del fondale. Dopo qualche altro minuto nel basso fondo, nel quale riesco solamente a vedere dei cefali che si muovono velocemente,
Decido di spostarmi sul fondale di Posidonia per provare qualche aspetto. Non scelgo il posto a caso, ma cerco delle rocce o delle buche nelle quali nascondermi. Durante il primo aspetto cerco sempre di capire come si muoverà il pesce, da che parte arriverà e soprattutto che tipo di pesce potrò aspettare. Ma tra tutti i pesci che potevo immaginare si avvicinano quelli più improbabili, della lecce stella, che si muovono in un modo molto nervoso. Provo a mirarne una, ma prendo male il tempo dello sparo e il pesce schiva l'asta. Risalgo e mentalmente capisco l'errore. A questo punto ricarico il fucile e prendo di nuovo fiato. Mi sposto di qualche metro e scendo. Proverò un richiamo che con la lecce stella funziona molto bene. Subito dopo il richiamo, dalla sinistra, come dei razzi, ritornano le lecce e stavolta il tiro è fatto nel momento esatto. È una leccia di buone dimensioni. Queste lecce stella non diventano infatti molto grandi e la dimensione massima registrata è di circa 50 cm. L'aspetto oggi è davvero una buona strategia e decido così di continuare. Trovo un canale interessante alla fine della Posidonia e tento un nuovo aspetto. La visibilità oggi cambia radicalmente da zona a zona. E questo rende molto difficile capire la distanza dei pesci e la loro reale dimensione. Accade così che un'orata, stimata intorno al mezzo chilo, comincia ad avvicinarsi. Sfrutto la roccia davanti a me e l'aspetto. Il pesce sbuca proprio davanti alla punta del fucile e non posso sbagliare. Però l'ho giudicata molto male. È più piccola di quello che avevo pensato e non gli avrei mai sparato se l'avessi capito prima. Mi maledico per aver giudicato male le reali dimensioni del pesce. Infatti, nel successivo aspetto, un'orata simile si avvicina di nuovo. Ma stavolta l'ammiro solamente, lasciandola nuotare tranquilla. Gli sbagli purtroppo si commettono, l'importante è riconoscerli e non continuare nell'errore. Provo qualche altro aspetto, ma la visibilità sta diventando pessima. Il sole sta infatti per tramontare e l'acqua è decisamente più scura. Mi godo la tranquillità delle occhiate che mi gironzolano intorno per qualche altro minuto e poi decido di tornare. Con il sole dritto in faccia mi riavvicino alla costa, dimenticando però di muovermi silenziosamente. Ed è così che intravedo due grosse sagome scappare a tutta velocità. Mi sembrano pesci serra, ma non ne sono sicuro. Avrei potuto gestire il ritorno decisamente meglio. Ne approfitto però per provare ad intercettare qualche pesce sfruttando gli ultimi minuti di luce. L'acqua è bassissima e la visibilità pessima. C'è però un sarago fasciato che sta mangiando su una roccia. Mi avvicino lentamente e trovo il momento giusto per sparare. L'ho colpito in maniera perfetta. È tempo di uscire. Eccoci qui, oggi ho pescato per la prima volta in un posto che non conoscevo. Questo è un posto particolare, l'acqua è molto bassa, non ci sono ripari, bisogna essere molto piombati per pescare. La visibilità era terribile, soprattutto nei primi 20 metri, però c'era molto pesce. Infatti alla fine mi sono mangiato le mani perché c'erano due pesci serra, non so se si vedono dalla telecamera, però non sono riuscito ad avvicinarli perché li ho visti proprio all'ultimo, erano anche fuori tiro. Invece andando più fuori è stato bello incontrare le lecce stella, una anche di bellissime dimensioni, e c'erano diverse orate. Mi dispiace perché purtroppo ho sparato all'orata pensando fosse molto più grande, invece poi si è rivelato un'oratina piccolina. Infatti la seconda volta non ho sparato, ho lasciato, diciamo, che l'orata si avvicinasse praticamente a toccare la punta del fucile.
Però la pesca subacquea è sempre molto emozionante e in questo posto ci devo tornare. Ci vediamo al prossimo video.